siamo qui oggi per celebrare la festa del 1° maggio, insieme alle donne e agli uomini che si sono distinti per il loro impegno sul lavoro e per la loro serietà e integrità professionale. Hanno meritato la prestigiosa onorificenza della Stella al merito del lavoro. I maestri del lavoro sono un esempio da seguire per tutti noi e un insegnamento in particolare per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. A loro innanzitutto desidero formulare le mie più sincere congratulazioni. Un saluto caloroso e grato vorrei indirizzare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori d'Italia che con il proprio lavoro contribuiscono ogni giorno al progresso e al benessere del nostro Paese. Un apprezzamento e un ringraziamento particolare vanno alle tante persone, lavoratori e volontari, impegnate ad affrontare situazioni di emergenza, spesso in condizioni difficili e rischiose. L'assistenza alle popolazioni e la ricostruzione nelle aree terremotate del centro Italia, la difesa e la garanzia della sicurezza dei cittadini in tutto il nostro Paese, il salvataggio dei migranti nel canale di Sicilia. Un pensiero commosso desidero infine rivolgere a quanti sono stati vittime di incidenti sul lavoro. Alle loro famiglie va il nostro sentito cordoglio. Essi sono un monito tragico affinché si debba continuare a sviluppare e migliorare la sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro e a vigilare costantemente sul rispetto effettivo delle norme che la garantiscono. Questa giornata di festa è anche l'occasione per condividere alcune riflessioni e alcune valutazioni sulla situazione e sulle prospettive del lavoro nel nostro Paese. In risposta alla caduta dell'occupazione avvenuta a seguito della lunga crisi economica mondiale innescata dagli Stati Uniti dallo scoppio della bolla dei mutui subprime, il Governo, a partire dal 2014, ha avviato un disegno di ampia riforma della disciplina del lavoro. Il disegno è stato completato a settembre del 2015 con la definitiva emanazione di tutti i decreti delegati previsti dalla legge delega approvata dal Parlamento a fine 2014. Alcuni numeri desunti dai dati mensilmente rilasciati dall'Istat ci descrivono quale era allora la situazione dell'occupazione e qual è oggi. A seguito della crisi tra il 2008 e il 2013 nel nostro Paese erano andati perduti 940.000 posti di lavoro. Dal 2014 è iniziata una costante ripresa dell'occupazione che ci ha consentito di recuperarne oltre 715.000. Di questi quasi 450.000 sono ricoperti da lavoratori permanenti. A questo proposito va sottolineato come il numero dei lavoratori permanenti sia più alto ora di quanto non fosse all'inizio della crisi, circa 103.000 in più. A conferma del miglioramento della situazione, sempre a partire dal 2014 registriamo una consistente riduzione delle richieste di cassa integrazione da parte delle imprese. Possiamo dirci pienamente soddisfatti? Direi certamente di no. Resta ancora molto da fare, in particolare sul versante dell'occupazione giovanile. Non solo la crisi, ma anche la riforma delle pensioni del 2011 e il blocco degli ingressi nella pubblica amministrazione hanno inciso pesantemente nel corso degli ultimi anni sulle prospettive e sui tempi di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Dopo le misure generali di sostegno ai contratti a tempo indeterminato attivate nel 2015 e nel 2016, bisogna ora pensare a interventi specificamente mirati a promuovere l'inserimento e l'occupazione dei giovani. Ne abbiamo già attivate alcune nel 2017 e credo che nel 2018 dovremo continuare e migliorare su questo piano. Intanto confidiamo che le modifiche apportate al sistema pensionistico con la legge di stabilità per il 2017, oltre a dare risposta a problemi di disparità di trattamento e a situazioni di disagio sociale, aumentando la flessibilità del sistema, possano aprire maggiori spazi occupazionali per i giovani. Il rifinanziamento da parte dell'Unione Europea del programma Garanzia Giovani ci consentirà di continuare a utilizzare ancora questo strumento per accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro. L'intesa con le regioni, che ne sono i soggetti attuatori e che voglio qui ringraziare per l'impegno che hanno profuso per l'attuazione di questo programma, e in base alle esperienze compiute abbiamo modificato l'originario impostazione di questo programma orientandolo maggiormente verso il sostegno diretto all'occupazione. In un breve giro di anni, ne sono certo, anche la generalizzazione dell'alternanza scuola-lavoro prevista dalla riforma della scuola e il potenziamento della formazione duale produrranno effetti positivi sull'occupabilità dei giovani. In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e con le Regioni siamo
Saranno attivati i servizi per l'accompagnamento al lavoro dei giovani che abbiano concluso i loro studi. Parimenti, dobbiamo affrontare il nodo dell'occupazione femminile, troppo bassa in assoluto e in rapporto agli altri grandi paesi sviluppati, con uno spreco di talenti e di opportunità di crescita per tutto il Paese. Abbiamo rafforzato le misure per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cure familiari. Con la legge sul lavoro autonomo, ormai addirittura d'arrivo al Senato, saranno rafforzate le tutele anche per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. La piena attuazione della riforma del lavoro, in particolare in direzione del rafforzamento delle politiche attive sotto la regia dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, contribuirà certamente a migliorare le prospettive occupazionali anche per i giovani e per le donne. Ci aspettano sfide formidabili nei prossimi anni. Globalizzazione, automazione, digitalizzazione determinano cambiamenti profondi nell'economia e nel lavoro. Scompaiono imprese e lavori e altri ne nascono. Come è avvenuto in passato, nel passaggio dalla società contadina a quella industriale e in quello dalla società industriale alla società dei servizi, è probabile che nel medio-lungo periodo l'innovazione produca miglioramenti delle condizioni di vita e di lavoro. Un grande problema però sta nel fatto che possono esservi sfasature temporali tra la scomparsa dei vecchi lavori e l'affermazione dei nuovi. Dovremo dunque essere capaci di accompagnare e aiutare le persone a qualificarsi e a riqualificarsi per nuovi lavori e nuove modalità di lavoro. Questa è una sfida che coinvolge le istituzioni, le imprese, le rappresentanze dei lavoratori e tutto il sistema formativo. Per approfondire queste tematiche, per mettere a fuoco le opportune politiche di intervento, abbiamo attivato da qualche settimana un tavolo di confronto, uno strumento che ci aiuti a discutere del lavoro che cambia. In questo modo il Ministero del Lavoro, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e della Ricerca, le regioni, le parti sociali, abbiamo attivato una fase di discussione, perché nessuno a oggi ha una risposta definita a questo tipo di problema. Abbiamo bisogno di rifletterne insieme. Un grande problema di cultura, di voler guardare negli occhi il problema così come si sta rappresentando. Prima di concludere vorrei anche segnalare due tematiche di grande importanza sociale e so quanta attenzione il Presidente Mattarella riserva a questi temi, la cui soluzione normativa è in dirittura d'arrivo. La prima è la riforma del terzo settore e dell'impresa sociale, con la presentazione nei prossimi giorni al Consiglio dei Ministri del pacchetto dei decreti delegati previsti dalla legge delega approvata lo scorso anno. Una riforma che darà più impulso ad un settore che svolge già nel nostro Paese un ruolo importante non solo sotto l'aspetto sociale ma anche sotto quello occupazionale. La seconda è l'attuazione della legge per il contrasto alla povertà, che prevede per la prima volta in Italia l'introduzione progressiva di una misura universale e strutturale, il reddito di inclusione, fondata sul bisogno economico e non sull'appartenenza a particolari categorie. Caratteristica altrettanto importante di questo nuovo modello di intervento è il principio dell'inclusione attiva, che prevede, accanto al sussidio economico, l'attivazione di servizi finalizzati al reinserimento sociale e all'accompagnamento al lavoro dei beneficiari del reddito di inclusione. Anche per questo e per separare una storica fragilità delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese, opereremo in collaborazione con le regioni per il potenziamento dei centri per l'impiego, perché possano sempre più diventare l'infrastruttura pubblica diffusa per la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Perché il lavoro è una condizione essenziale per la vita delle persone e perché ognuno possa sentirsi utile a sé e a tutta la comunità. Concludo con un rinnovato saluto a tutte le lavoratrici e i lavoratori d'Italia, a tutte e a tutti, buon primo maggio. Buon primo maggio a tutti voi e a tutte le lavoratrici e i lavoratori italiani. Rivolgo il mio augurio anche agli imprenditori, ai professionisti, a chi studia e a chi fa ricerca, a chi si prodiga nei servizi e nelle cure. Desidero manifestare in modo speciale la mia vicinanza a quanti cercano il lavoro e non lo trovano, a chi lo ha perduto, a chi è costretto a impieghi saltuari o sottopagati, a tutti coloro che vivono in condizioni di povertà. I costituenti hanno posto il lavoro a fondamento della Repubblica, perché il lavoro costituisce un'espressione irrinunziabile
della dignità della persona. Rappresenta anche la nostra partecipazione alla crescita della comunità e dunque premessa di una libertà personale e collettiva. Il lavoro è strettamente legato alla democrazia e al suo sviluppo. Laddove la struttura produttiva e sociale non è più in grado di assicurare quelle condizioni che sorreggono i nostri diritti di cittadinanza, allora la crisi rischia di contagiare le stesse istituzioni rappresentative. E laddove l'esclusione dal lavoro colpisce tante donne, uomini, giovani, intere famiglie, il bisogno e l'insicurezza possono inoltre innescare una pericolosa spirale di sfiducia. Per questo il lavoro è una priorità. È sempre stata la priorità, ma se possibile lo è ancora di più in questo tempo di cambiamenti veloci, per qualche aspetto addirittura impetuosi. Il lavoro cambia. I modi di produzione, i servizi, il welfare sono attraversati da innovazioni profonde, ma la dignità e la libertà delle persone assicurate da una buona occupazione restano l'elemento vitale, insostituibile di ogni società democratica. In questo senso, la festa del lavoro, che 70 anni addietro fu insanguinata dalla strage di Portella della Ginestra, è una festa della Repubblica. Al tempo stesso è occasione di riflessione e di impegno per costruire il domani. Dopo la lunga recessione, gli indicatori dell'economia italiana sono tornati a mostrare un segno positivo. Anche il numero degli occupati è cresciuto. Poc'anzi il ministro Poletti ne ha ricordato i numeri. A riprova della vitalità del nostro tessuto imprenditoriale e sociale. Disoccupazione e inoccupazione, tuttavia, rimangono ancora troppo elevati, anche a confronto con gli altri paesi europei. La nostra comunità non può accettare e non potrà sopportare a lungo che i lavoratori attivi in Italia restino una percentuale bassa e che la disoccupazione giovanile, particolarmente nel meridione, raggiunga picchi così elevati. Tutti dobbiamo sentire il compito di far di più. Non si tratta soltanto di una questione morale e di civiltà, argomento assolutamente preponderante naturalmente. I bassi tassi di occupazione incidono inoltre sulla coesione e la dinamicità dell'intero sistema, ostacolando il percorso di sviluppo sostenibile. L'Italia ha tutte le risorse per avviare una nuova stagione di crescita inclusiva. Può farlo se riduce al proprio interno gli squilibri territoriali, generazionali, sociali, se accorce i divari presenti nelle conoscenze, nelle tecnologie, nella formazione, nelle infrastrutture. Gli elementi di unità del Paese, particolarmente in questo momento storico, costituiscono concreti fattori di sviluppo economico. Gli indicatori, tornati al segno positivo, vanno interpretati quindi come un'occasione e una sfida, come una possibilità per ridare alta capacità competitiva al Paese, distribuendo al contempo maggiori opportunità e maggiore giustizia. È importante che quest'anno il Governo abbia incluso alcuni indici di benessere equo, ambientale e solidale nella programmazione economica, introducendo così una visione più ampia delle politiche pubbliche. Certo, la velocità e le caratteristiche del mercato globale ci mostrano ogni giorno di più come la partita del lavoro e dello sviluppo sostenibile assuma sempre più una dimensione continentale. L'Europa è il primo terreno di confronto nel quale si misurano le nostre qualità e il nostro grado di competitività, ma è nel contempo la maggiore chance che abbiamo per incidere nelle dinamiche globali. La difesa del modello sociale europeo, nato proprio dalla saldatura tra democrazia e lavoro, tra crescita economica e crescita dei diritti, è oggi possibile se la necessaria innovazione si sposerà ancora con una nuova diffusione di opportunità. È un'illusione affidare questa prospettiva a nazionalismi o a barriere protezionistiche. È vero piuttosto
che la prova più importante per l'Unione Europea sta nei risultati concreti che porterà ai suoi cittadini, alle sue imprese, alla coesione delle società, a partire proprio dal diritto al lavoro. Bene ha fatto la Presidenza italiana del G7 a porre a livello internazionale il tema della riduzione delle diseguaglianze tra i pilastri dell'agenda. Il lavoro, lo ricordava poc'anzi anche il Ministro Poletti, è dentro i grandi cambiamenti epocali. Mutano le forme, le domande, i modi di organizzare il tempo del lavoro e la vita oltre il lavoro. Nuove tecnologie, sviluppo digitale, automazione, robotica stanno producendo professionalità inedite. In qualche caso queste professionalità sono ancora da definire, altre invece sono già presenti e tuttavia scarseggiano sul mercato. Dobbiamo saper cogliere queste occasioni, entrare come sistema paese negli spazi aperti dall'economia, sempre più orientata a valorizzare la conoscenza. Non è accettabile che molti nostri giovani vengano esclusi proprio quando le loro attitudini e i loro linguaggi sono più congeniali alle nuove competenze tecniche. È paradossale che le nuove generazioni restino ai margini proprio perché, mentre sarebbero in grado di giocare un ruolo decisivo per farci compiere passi avanti. Dobbiamo riuscire a migliorare la comunicazione tra mercato e lavoro e scuola, tra impresa e sistema formativo. È stato già fatto qualcosa in questi anni e alcune esperienze stanno dando frutti, ma su questa strada occorre procedere, anzi accelerare, alzando lo sguardo oltre il breve termine. L'industria 4.0 ha bisogno di competenze tecniche sempre più qualificate e non possiamo permetterci che il nostro mercato sia carente proprio di laureati con elevate professionalità informatiche. Più in generale, non possiamo rassegnarci a un numero basso di laureati. Nel contempo, dobbiamo fare in modo che nelle scuole superiori torni a crescere il numero dei diplomati con riconosciuta qualificazione tecnica. Non soltanto l'impresa, ma la società, nel suo insieme, richiede lavoratori tecnici, specialisti capaci di utilizzare le nuove tecnologie. Peraltro, automazione e sviluppo digitale si estendono in ogni ambito economico e sociale, ben oltre il settore manifatturiero, dall'agricoltura ai servizi di cura, dalla medicina alla sicurezza, dalla logistica alle comunicazioni, vi è un enorme spazio di crescita nel quale i giovani possono diventare protagonisti e con loro e insieme a loro i lavoratori più adulti che sapranno progredire, mettersi in discussione, acquisire e spendere nuove conoscenze. Rendere effettivo il diritto al lavoro e aprire la strada alla piena cittadinanza delle nuove generazioni sono del resto obiettivi intimamente connessi allo sviluppo del Paese. Il nostro orizzonte non può essere quello della svalutazione del lavoro. Su quel terreno saremmo perdenti. L'orizzonte è un lavoro di qualità, tecnologicamente evoluto, capace di offrire ricadute di benessere nella vita dell'intera società. Siamo tutti consapevoli che se le trasformazioni del mondo produttivo offrono da un lato nuove opportunità a imprese e lavoratori qualificati, dall'altro rischiano di allargare i divari sociali. È indispensabile che le istituzioni riescano a governare i processi ed evitino conseguenze in termini di riduzione del lavoro, di compressione dei salari e dunque di disuguaglianze ulteriori. È opportuno che la costruzione di adeguate strategie pubbliche coinvolga forze politiche e sociali, rappresentanze dell'impresa e del lavoro. Disponiamo di eccellenze straordinarie, di filiere che esprimono qualità apprezzate in tutto il mondo, accanto a settori con difficoltà e ritardi. Dare al lavoro la centralità, quella che merita, vuol dire conoscere le differenze e selezionare le scelte strategiche. Vuol dire favorire innovazione e investimenti, aiutando le stesse imprese a far crescere le proprie dimensioni.
Anche nella lotta alla disoccupazione è necessario entrare nel concreto, offrendo una guida a chi cerca lavoro o lo ha perduto. Chi è senza lavoro non va lasciato mai solo, va accompagnato verso un nuovo impiego, sostenendolo nei percorsi di riqualificazione professionale. Il nostro Paese ha compiuto passi avanti verso una modernizzazione dei servizi pubblici per l'impiego, ma altri passi vanno compiuti insieme per far sì che le politiche attive del lavoro diventino uno strumento di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà. La battaglia per ridurre la povertà passa necessariamente dall'impegno delle istituzioni per costruire un mercato del lavoro più equo, più moderno, più prossimo alle situazioni concrete. Il principio da cui dobbiamo muovere è che ogni persona disoccupata rappresenta un impoverimento per l'intera società, ancor di più quando lo squilibrio occupazionale colpisce le donne. La presenza, tuttora insoddisfacente, delle donne nel mercato del lavoro è oggi un fattore di debolezza del Paese. Proprio la crescita dell'occupazione femminile può diventare, al contrario, un moltiplicatore di ricchezza e di qualità della vita. Nel giorno della festa del 1° maggio rivolgo un pensiero carico di dolore e di amarezza a coloro che nell'anno decorso sono caduti sul lavoro o per causa di servizio, e mi sento vicino al dolore dei loro familiari. Per tutti desidero ricordare i lavoratori dell'albergo di Rigopiano, i soccorritori dell'elicottero che si è abbattuto nei pressi di Campo Felice nell'opera di soccorso per un infortunato. Sono stati quelli giorni drammatici che hanno unito i sentimenti dell'intero Paese. La sicurezza del lavoro, sul lavoro, è per tutti un principio ineludibile. Oggi abbiamo a disposizione strumenti e tecniche di prevenzione avanzati. Eppure gli incidenti sul lavoro si ripetono. Nel medio periodo la sicurezza è indubbiamente cresciuta, ma la perdita anche di una sola vita, così come danni permanenti o gravi invalidità, costituiscono un prezzo che non possiamo tollerare. Il lavoro va organizzato sempre rispettando rigorosamente le misure antinfortunistiche. È stata importante l'approvazione della legge che punisce severamente l'odiosa pratica del caporalato. È compito di tutti, istituzioni, imprese, società civile, vigilare nell'applicazione delle norme e soprattutto cercare di prevenire il fenomeno senza attendere la fase repressiva. Il caporalato, di cui sono vittime tanti lavoratori, italiani e immigrati, può essere sconfitto consolidando un meccanismo virtuoso nella filiera agroalimentare, in grado di evitare lo sfrenato ribasso dei prezzi dei prodotti. Ancora una volta, la nostra sfida è la qualità e non l'impoverimento del lavoro fino a renderlo lavoro nero. Abbiamo risorse e capacità nel nostro Paese per superare queste sfide. Rivolgo un saluto forte e cordiale a chi non è qui perché organizza o partecipa ad altre manifestazioni per il 1° maggio. Un saluto a quanti si trovano a Portella della Ginestra, dove CGIL e CISL UIL hanno deciso di riunirsi per ricordare la strage 70 anni addietro. Un tributo alla memoria cui dà valore ancora maggiore il suo carattere unitario. Rivolgo un saluto sincero a tutte le organizzazioni sindacali. Un saluto e un incoraggiamento anche ai giovani che oggi si ritroveranno per ormai tradizionale e festoso concerto di Piazza San Giovanni a Roma. Buon 1° maggio a tutti gli italiani. Che il lavoro resta e sia confermato il primo dei nostri impegni comuni. Auguri.